amici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Luna e questo è il Beauty Corner e oggi appunto in questo video andremo a provare il nuovo fondotinta di Essence, il Pretty Natural Hydrating Foundation, che promette un'idratazione e una durata altissime. Quindi prima di cominciare però ovviamente vi chiedo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like se vi piace questa tipologia di video e se volete vederne altri, perché io sono una grande appassionata di fondotinta, quindi appena esce un fondotinta io vado subito a comprarlo per poi provarlo e dirvi appunto le mie prime impressioni, anche perché ho una tipologia di pelle mista oleosa nella zona T e grassa, che appunto mette insieme sia una pelle un po' più secca che un po' più oleosa, per cui possiamo vedere come si comporta il fondotinta su questa tipologia di pelle. Allora, questo è il fondotinta appunto ed è la nuova uscita di Essence. Allora, sono riuscita a trovare un po' di informazioni a riguardo a questo prodotto, anche se non riesco a entrare nel sito di Essence comunque cercando. Allora, è un fondotinta appunto, leggiamo intanto cosa c'è scritto sulla scatolina. Questo è il pack esterno, come vedete, molto carino, semplice, essenziale. Ho apprezzato tantissimo il fatto che appunto il fondotinta ha un pack in plastica, diciamo, per cui può essere portato comodamente in giro, e appunto l'applicatore è quello di una crema, insomma, e ho apprezzato tanto che era sigillato il prodotto, quindi sicuramente non era stato aperto da nessuno. E appunto leggiamo di cosa si tratta: è un fondotinta idratante con acido ialuronico e aloe vera. Finisce con una tenuta di 24 ore, idratazione a lunga durata per una copertura naturale e un finish leggero sulla pelle. È un fondotinta che dice appunto di durare 24 ore e appunto è arricchito con acido ialuronico e aloe vera, quindi ha questo claim di essere idratante. Facciamo attenzione a questo particolare. Io l'ho preso nella colorazione 040 Natural Vanilla, ma già vi annuncio che è un pochino chiaro. Allora, quindi abbiamo 30 ml di prodotto e la durata è di circa di 12 mesi dall'apertura, e il prezzo io l'ho pagato intorno ai 5 euro e l'ho preso antichità, e sono disponibili 10 tonalità, quindi abbiamo delle tonalità molto chiare per raggiungere quelle un pochino più scure, anche se perlomeno io nello store non ho trovato delle tonalità scurissime, quindi per chi ha magari la carnagione più scura. O anche se lo volessi acquistare io d'estate quando mi abbronzo parecchio, non penso che troverei una colorazione di questo tipo. Ovviamente l'Inci non è dei migliori, abbiamo il dimeticone, ci sono diversi siliconi da quanto vedo. Comunque è un fondotinta che ha fatto parecchio parlare, io ho deciso di provarlo appunto perché dice di essere un fondotinta idratante e quindi volevo vedere un po' come si comporta sulla mia pelle. Quindi direi che passiamo all'applicazione, mi metto il mio solito cerchietto e quindi andiamo. Allora, vi dico già che ho provato ad applicarlo in diversi modi, sia con il pennello che con la spugnetta, e l'applicazione migliore a mio avviso è con la spugnetta. Altra premessa, ho fatto solamente skincare con i prodotti di Bella's Choice, dei quali vorrei parlarvi prossimamente. Solamente crema con SPF, ovviamente tutta la skincare fatta prima, e andiamo ad applicare. Vi avvicino un attimo. Allora, vi dicevo che ho cercato di applicarlo, di provarlo in questi giorni con applicandolo in diversi modi, con diversi strumenti, e il mio preferito in assoluto è con una spugnetta inumidita, perché con la spugnetta riesco a gestire meglio il prodotto, anche se un pochino se ne mangia, però con il pennello lascia delle striature e quindi io con la spugnetta riesco a gestirlo meglio. Vi faccio vedere com'è la texture del prodotto. La texture del prodotto è esattamente quella di una crema, quindi abbastanza corposo, anche se vedete un pochino scivola, né troppo liquido né troppo corposo, insomma. E quindi io per ora ho applicato questa quantità, la colorazione l'avete vista, è chiara con sottotono tendente al giallo dorato. E io la vado ad applicare, faccio prima metà viso in modo che così potete vedere l'effetto sull'altra metà.
Come vi dicevo, è un pochino chiaro per me, ma poi ho notato che nel corso della giornata si adatta abbastanza bene alla mia pelle, poi comunque lo scalderò con le polveri e comunque questo è l'effetto. Come potete vedere, ha uniformato molto bene l'incarnato, anche se comunque si continuano ad intravedere sia le texture che magari qualche brufolino, qualche cicatrice che posso avere, però devo dire che l'effetto è molto bello. Ora ne applico e potete vedere appunto la differenza. Andiamo con la seconda passata e vediamo com'è. Ecco qua, ho fatto la seconda passata e vedete, adesso abbiamo raggiunto una copertura, diciamo, media, la definirei, sembra un fantasmino su metà del viso. E quindi però il fondotinta comunque rimane molto elastico, non si sente sulla pelle, è abbastanza leggero, però come vedete abbiamo raggiunto una copertura un pochino più alta, ovviamente non raggiungeremo una copertura totale, un full coverage. Però comunque si intravede sempre la texture della pelle ed è un effetto che mi piace tanto, che sto apprezzando parecchio nei fondotinta, che stanno uscendo ultimamente sul mercato. Quindi direi che adesso applico, il fondotinta anche dall'altra parte e completiamo come sempre il make-up insieme per vedere come si comportano gli altri prodotti per completare la base. E una cosa che volevo dirvi, è che il fondotinta ossida pochissimo, cioè non, come vedete comunque risulta sempre abbastanza bianco rispetto al mio colore di pelle e anche avendolo applicato sulla mano ho notato che ossida leggermente. E quindi vado anche dall'altra parte, ovviamente ne applico ancora un pochino. Come correttore applico l'Instant Anti-Age di Maybelline. Non so se vi può interessare, colorazione 115 Warm Light. Passo sempre un velo di cipria e uso la mia solita di Bottega Verde, cipria matte invisibile, anche perché il fondotinta non si asciuga, rimane come vedete molto lucido, molto cremoso, quindi su una pelle come la mia necessito assolutamente di fissarlo e appunto passo un velo di cipria su tutto il viso. E un'altra cosa che ho notato di questo fondotinta è che comunque riesce a riempire i pori e non li lascia troppo visibili. È un fondotinta che ha un effetto davvero molto molto bello, poi ve lo faccio vedere anche alla luce naturale. Sì, lo so, sono bianchissima, ora cerchiamo di sistemare con un po' di bronzer e faccio prima un po' di bronzing con questo bronzer di Flormar ed è il Copper Bronze nella colorazione 03. Sbagliato pennello, di ristabilire i volumi e i colori. E come vedete anche le polveri si sfumano molto bene sul fondotinta. Vado con un po' di blush, questo è di Essence, il The Blush, colorazione 20 Bespoke. Un goccino di illuminante di Mesauda. Ed è il Light and Bronze Gold Sheen 100. Quindi ecco qua il make-up completato. Vi faccio vedere l'effetto con le luci artificiali. Sì, sono molto bianca, lo so, ho sbagliato il colore, lo ripeto, devo prenderlo un pochino più scuro, ma non potendo vedere i tester, appunto, ho preso questo e cerco un po' di adattarlo con le terre, però poi nel corso della giornata vi farò vedere una cosa, perché nel corso della giornata il fondotinta un pochino si ossida e riesce ad adattarsi meglio. Comunque questo è l'effetto, la base secondo me è molto bella, abbiamo raggiunto una media coprenza, anche altina direi, non totale, però una buona coprenza per un fondotinta di 6 euro. E appunto l'incarnato è molto bello, perfezionato, non si vedono i pori e quindi io direi che possiamo dire che il test inizia ora.
che sono le 10:54. Lo terrò abbastanza perché oggi sarà una bella giornata lunga. Dovrò fare allenamento delle commissioni, quindi indosserò la mascherina. Vedremo anche come si comporta questo fondotinta sulla mascherina. E vi ricordo, su una pelle mista oleosa come la mia. Rispondo già a una domanda che mi avete fatto. Mi avete chiesto, venendo sulle storie di Instagram, appunto, che avevo comprato questo fondotinta, mi avete chiesto se fa uscire dei brufolini come tutti i prodotti di Essence per la base, insomma, per gli altri fondotinta. Io lo sto utilizzando da un po', non ho notato delle comparse strane di brufoli o una maggiore comparsa di brufoli rispetto al solito. Quindi per ora non ho riscontrato questa problematica, però c'è da dire che appunto sto utilizzando anche i prodotti tipo Last Choice con acido esfoliante, con acido glicolico, che mi stanno aiutando parecchio per questa tipologia di problema, per questo problema. Comunque abbiamo detto 10:54 inizia ufficialmente il test, vado a fare delle riprese alla luce naturale, vedremo nel corso della giornata come si comporta e alla fine della giornata le conclusioni finali, quindi vi faccio vedere tutto alla luce naturale. Eccomi qua, sono davanti alla finestra, farò le riprese appunto anche con il telefono. E questo è l'effetto del fondotinta alla luce naturale, secondo me molto bello. Una cosa che devo dire, che mi sono dimenticata di aggiungere prima, è che secondo me questo fondotinta non ha un finish così tanto idratante, perché se voi vedete risulta un pochino secco sulla pelle, quindi aggiungo questa piccola cosa che mi ero dimenticata di dire, perché appunto come potete vedere è un fondotinta che si aggrappa molto bene alla pelle e nel corso della giornata vedremo che appunto arriverà in serata abbastanza ancora bello, insomma, e vi anticipo già che per struccarlo sarà necessario utilizzare un bifasico, quindi non basta utilizzare una semplice acqua micellare o un latte detergente o un bifasico. E quindi proseguiamo con la giornata. Eccomi qua, sono le 13:02, come potete vedere sono trascorse più di 2 ore da quando abbiamo applicato il fondotinta. Mi vedete in una mise, diciamo, diversa perché ho appena finito di allenarmi. Come al solito il lunedì faccio l'allenamento dedicato ai glutei con pesi e anche una piccola parte di cardio, quindi ho sudato parecchio, poi ho fatto stretching, quindi un attimo mi sono raffreddata. Comunque questo è l'effetto del fondotinta dopo 2 ore dall'applicazione, da più di 2 ore dall'applicazione e dopo aver fatto allenamento. Sono anche uscita un attimo, ho indossato la mascherina, è andato via leggermente qua sul naso, però come potete vedere non mi sono lucidata per nulla e il fondotinta è praticamente perfetto. Per quanto riguarda il colore è ancora molto chiaro, però se potete notare è diventato un pochino più scuro rispetto a quando l'abbiamo applicato e devo dire non si è lucidato per niente, il fondotinta è ancora bello, settato, saldo, ben aggrappato alla pelle. Devo dire che è migliorato molto per quanto riguarda proprio l'aspetto, prima qua si vedevano un pochino, come vi dicevo, è un fondotinta che vuole essere idratante ma che comunque un pochino si vede, si percepisce, però adesso si è fuso perfettamente con la pelle, spero che dalla fotocamera del telefono si possa apprezzare. E quindi io ora continuo, faccio pranzo, poi studierò e poi facciamo un altro aggiornamento per vedere come prosegue il fondotinta. E vi ricordo che non ho applicato primer. Eccomi qua, altro aggiornamento. Come vedete porto gli occhiali perché stavo studiando al computer. Vi dico anche che ore sono, così vediamo quanto tempo è trascorso. Sono le 16, mannaggia, non si vede. Sono le 16:21, quindi è trascorso un po' di tempo, quasi 6 ore, da quando l'abbiamo applicato. Allora, io tolgo gli occhiali, perché così vediamo anche se ha lasciato il segno degli occhiali. Pochissimo, molto meno rispetto ad altri fondotinta e come potete vedere il fondotinta ancora è perfetto, cioè non mi sono lucidata per nulla, forse un pochino, ma insomma sembra che io l'abbia applicato da pochissimo, quindi sta reggendo molto molto bene e quindi per ora tutto ok, specialmente qua dove ho la pelle, diciamo, secca normale è proprio perfetto, ma anche dove di solito mi lucido, vedete, è andato leggermente nelle pieghette qua di espressione, ma nulla di troppo tragico, insomma.
quindi devo dire per ora tutto ok. Sono le 7, anche oggi come vedete camminatina con tanto di mascherina, poi vi farò vedere come si comporta il fondotinta. Buonasera, sono le 8:45 e concludo assolutamente questo test del fondotinta. Scusate i capelli, ma ho fatto una camminata, una salitona e prima ancora ho fatto un'ora di danza con un bel allenamento, quindi ho sudato ancora. E come avete visto ho portato la mascherina. Allora, stato del fondotinta, come vedete qua il fondotinta un pochino se n'è andato, però proprio perché qui tocca sulla mascherina, al punto, insomma, sul naso. Se no, per il resto, come vedete, il fondotinta è praticamente perfetto. Mi sono leggermente lucidata, ma vi dico, ho sudato tanto, ma non è oleoso, cioè non è appiccicoso. Infatti questa è una cosa che mi stupisce parecchio di questo fondotinta. Promette una durata di 24 ore, io l'ho portato per 10 ore, di più non potrei. Però, insomma, il risultato è bellissimo. Credo che senza mascherine sarebbe ancora meglio, ovviamente. Quindi questo fondotinta secondo me è super approvato, super consigliato, specialmente per il rapporto qualità-prezzo. Preferirei che migliorassero ovviamente le shades, speriamo che appunto ne inseriranno delle altre, però secondo me questo fondotinta ha superato assolutamente il test, ve lo consiglio. Lo consiglio anche per chi ha una pelle mista, oleosa, però sempre appunto utilizzando un pochino di cipria. E niente, fatemi sapere se voi avete mai provato questo fondotinta, se vi ho fatto incuriosire, se lo proverete. E niente, nei commenti scrivetemi magari quale altro fondotinta vi interessa che io testo, insomma. E niente, io vi ringrazio per aver guardato il video, vi aspetto alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi e lasciate like se vi è piaciuto questo video. Vi aspetto anche su Instagram e ciao!